Semplice annodatura inizialmente. Qui ci vuole un chiodo sul tavolo. Un punto fermo. In genere si lavora su un cuscino, il macramè, quello tradizionale dei ricami, è sui cuscini con degli spilli. Noi ce lo siamo inventato questo punto fermo. E poi si fa un disegno con uno dei tanti nodi del macramè. Noi usiamo questo. Sono solo nodi. In realtà i nodi marinari, molti nodi marinari assomigliano al macramè. Voi l'avete imparato da chi? Allora, circa 20 anni fa è stato fatto un corso dalla regione Umbria di macramè e di intrecci in generale a Bevagna. A Bevagna, che non a caso c'è la festa delle gaite dove ci sono gli antichi mestieri, no? Certo. E lì sia io che una mia amica abbiamo... Siete partecipato al corso? Abbiamo partecipato al corso. Io e questa mia amica abbiamo aperto una piccola attività qui a Spello in un altro posto e abbiamo cominciato. Poi io il macramè non mi bastava, volevo fare altre cose. Altro. E quindi ho conosciuto una tessitrice bravissima con cui abbiamo cominciato questa avventura della tessitura. Che è bellissima anche questa. Poi ho conosciuto un'altra persona qui a Spello che faceva il chiacchierino, che è un'altra tecnica raffinatissima. E anche con lei abbiamo aperto una collaborazione. Lei faceva i merletti, che ormai non acquista più nessuno i merletti, noi ci facciamo i gioielli invece adesso. Questo disegno. Una specie di onda. Sì, un'onda. Metto dei punti luce per segnare gli angoli. Ma è velocissima anche. Per forza, avremmo fatti migliaia. Va avanti così, insomma, si forma questo disegno e su alcuni colori io amo di più questo colore, vede, si vede di più, però ecco.